Salve, parliamo di questo curioso meccanismo che compare nel video. È uno scaricatore di condensa. Negli impianti industriali, dove si usa il vapore, oltre i 100 gradi, serve a scaricare dall'impianto l'acqua di condensa, sotto i 100 gradi. Vediamo com'è fatto dentro. Le frecce bianche indicano il percorso dell'acqua di condensa. Questa passa attraverso il filtro, che trattiene le impurità solide, e raggiunge la pila di rondelle bimetalliche. Il calore del vapore, oltre i 100 gradi, aveva fatto arcuare ognuna delle rondelle attirando la valvola sferica contro la sede, impedendo l'uscita del vapore. Raggiunte dall'acqua, calda ma meno del vapore, le rondelle si appiattiscono e lasciano aprire la valvola sferica, liberando l'uscita dell'acqua a pressione. Quando al posto dell'acqua ricomincia ad arrivare il vapore, le rondelle bimetalliche si arcuano nuovamente e chiudono la valvola sferica. Una vite bloccabile permette di tarare dall'esterno la temperatura di apertura della valvola sferica. Questo